Bene, io sono venuta qui oggi per presentare un approccio più dal punto di vista delle organizzazioni, partendo dalla considerazione che il work-life balance parte dalla persona, dalle sue esigenze di conciliazione di vita e lavoro e quindi di lavoro pagato all'interno delle organizzazioni e lavoro non pagato fuori dalle organizzazioni e tutte le attività che sono di cura personale, di hobby, di qualsiasi attività che le persone svolgono fuori dall'organizzazione. Il mio intervento invece riguarda l'organizzazione. Cosa può fare l'organizzazione? Le varie interventi che ci sono stati oggi mostrano come già varie aziende facciano interventi per aiutare a trovare un equilibrio fra questi tempi di lavoro pagato e vita extralavorativa. Tuttavia, troppo spesso questi interventi rimangono interventi staccati fra di loro, non congruenti con quella che è la strategia generale d'azienda. Il mio modo di approcciare a questa ricerca di soluzioni win-win fra interessi dell'organizzazione e la loro produttività, migliori risultati per l'organizzazione e migliori condizioni di lavoro per le persone, io l'ho trovata nel diversity management, che è un approccio organizzativo che, riconoscendo le persone come elemento fondante dell'attività organizzativa e riconoscendo che le persone sono fra loro diverse, punta a gestire, a effettuare un'organizzazione sistemica di interventi differenziati, efficaci ed equi, della gestione di queste diversità. Per fare questo, e per farlo in modo il più efficace possibile, per me è importante fare un intervento, un processo strutturato che parte da un livello strategico e quindi andare a capire quali sono i principi dell'organizzazione che la spinge a interessarsi di questo tema, per poi passare a un livello più di tipo tattico e quindi definire obiettivi di medio-lungo periodo, la politica e i singoli interventi di azione, fra loro congiunti a quella che è la strategia generale dell'organizzazione, per poi arrivare a interventi pratici, quindi implementare quelle politiche che danno vita ai principi e misurarle, perché anche gli altri interventi sottolineano l'importanza del misurare i risultati che ci sono sia per le persone che per l'organizzazione, comunicarli sia all'interno che all'esterno e poi ripensare quindi alla luce dei risultati raggiunti tutto l'intero processo per riadattarlo al contesto che può essere mutato in termini di bisogni delle persone, di caratteristiche delle persone che abbiamo. In tutto questo anche il territorio ovviamente ha un ruolo importante perché gli interventi e le politiche che l'organizzazione può mettere in atto possono appoggiarsi, possono essere arricchite da quelli che sono i servizi e le disponibilità, la messa in rete di servizi che possono essere presenti sul territorio.